Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi siamo nella mia stanza, abbiamo cambiato location, non siamo in garage, per dedicarci a quella che è una lezione di postural stretching. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a allungare le nostre catene muscolari in modo tale da andare a riacquistare la nostra mobilità, quindi andare a recuperare quello che è uno stiramento muscolare, okay, che soprattutto che viene a meno la mattina ma anche la sera, e quindi allo stesso tempo andare anche a alleviare le nostre varie tensioni, andare a diminuire magari quelli che sono i dolori che provengono soprattutto appunto a livello muscolare e tendino eccetera. Quindi possiamo partire. La maggior parte della lezione, o meglio quasi tutta la lezione, la dedicheremo a un allungamento fatto a terra, ok? Quindi munitevi di un tappetino, anche un muro se ce l'avete, cioè meglio se avete uno spazio dove potete andare a eseguire degli esercizi attaccati al muro, e niente, possiamo partire. Allora, bene, schiena appoggiata al muro, in questo caso all'armadio, spalle aperte, e appoggiamo bene anche la parte posteriore del capo e rimaniamo in questa posizione, le gambe incrociate. Cercate di aderire bene tutta la schiena al muro. Da questa posizione inspiro e fuori l'aria. Quando butto fuori l'aria cerco di andare bene a spingere il diaframma verso il basso e ad abbassare bene le spalle. Durante questa lezione il nostro obiettivo è andare a controllare la respirazione, ma soprattutto anche dove abbiamo le varie tensioni, in modo tale da avere un feedback alla fine per capire se si sono alleviate o meno. E l'ultimo, mantenendo sempre questa posizione, quindi ho le spalle leggermente che spingono verso il basso, inclino il capo verso destra, torno e verso sinistra. Sempre controllando la respirazione, inspiro e fuori. L'ultimo. Torno al centro, stessa cosa in flessione, fletto e torno. Spingo leggermente verso l'armadio quando ritorno in estensione, quando fletto avanti il capo devo cercare di srotolare, quindi parto dal mento che si abbassa e poi il mio capo segue. Fuori bene l'aria quando eseguo la flessione. Dovete già sentire tirare la parte posteriore della schiena, tensione che arriva circa a metà della schiena, e l'ultimo. E torno, apro le mani, allungo le gambe, sempre in questa posizione, cerchiamo di spingere le ginocchia verso il basso e di andare sempre a comprimere la schiena contro l'armadio. Tutta schiena adesa, compresa le spalle, a sostegno che abbiamo posteriormente. Mantengo. Allungo le braccia. Tese. Non staccate mai la schiena. Allargo. E ancora avanti. Concentratevi non tanto sulle punte dei piedi adesso, perché comunque se avete già tensione può andare
a rendere fastidioso l'esercizio, concentratevi solamente sul tenere la schiena attaccata all'armadio e le ginocchia che spingono verso il pavimento. Ok, mantengo. Da questa posizione, sempre con palmi della mano aperte e braccia tese, porto su. È normale che in questo momento, soprattutto me che sono mobile fino a un certo punto, il braccio si stacchi dall'armadio, quindi non aderisca bene, fa niente. L'importante è che cercate sempre di mantenere la schiena ben adesa. Torno giù. Io chiudo gli occhi, ma perché con gli occhi riesco bene a percepire, con gli occhi chiusi riesco bene a percepire dove le varie tensioni. L'ultimo. E torno giù. Perfetto. Sempre schiena tesa. Ok, fletto gli arti. Gambe ben flesse. Chiudo. Schiena ben appoggiata. Avvolgo le mie gambe e mantengo questa posizione. Inspiro. Quando butto fuori l'aria, sempre srotolo partendo dal mento fino ad appoggiare con la fronte, fino ad appoggiare la fronte alle ginocchia. Quindi inspiro e giù. Torno su. In questo caso la parte superiore della nostra schiena è staccata. Ok, concentriamoci a dire bene la parte centrale, se riusciamo anche la parte inferiore, quindi la parte lombare. Ancora tre volte. Torno. Due. Cercate proprio di rilassarvi, di buttare fuori l'aria, di lasciarvi andare con il vostro corpo allo stesso tempo controllandolo, ok? Non manteniamo le tensioni quando eseguiamo esercizi di respirazione o comunque di rilassamento. Concentriamoci tanto su quello, che è quella spessa la parte che non ci permette di andare oltre all'esercizio. Rimango giù. E torno. Perfetto. Stacco la schiena, mi sciolgo un attimo, appoggiamo le mani dietro il nostro corpo, flettiamo bene gli arti, cerchiamo di mantenere un'apertura dei piedi che è circa quella del nostro bacino e quindi andiamo ad ondolare a destra e a sinistra. Le spalle cerchiamo di farle rimanere ferme, di concentrarci solo sul movimento del bacino. Mettete le gambe come volete, se siete più comodi con le gambe incrociate bene, se no distendete le mettete come volete. Da questa posizione, schiena dritta, ci stacchiamo leggermente dal muro, circonduzione delle spalle in avanti. Quando vado indietro, apro bene le spalle, inspiro, chiudo le scapole dietro, e fuori l'aria. Concentriamoci bene sulla parte superiore del nostro corpo. Due. Uno. Stessa cosa indietro. Sopra, apro, giù e fuori l'aria. Sopra, apro, giù e fuori l'aria. Aumentiamo il movimento andando ad accompagnare col capo, chiudo, apro, chiudo, apro e stop.
realizzare un movimento di estensione che prima non siamo riusciti perché avevamo dietro l'armadio, e poi ritorniamo nella posizione neutra, evitando di andare in flessione che tanto abbiamo già fatto prima. Posizione neutra del capo, vado in estensione. Mi raccomando, come potete vedere, la schiena è dritta, non è così, ok? Sempre andiamo a lavorare bene sulla parte tonica e tutti i muscoli elettori della colonna, che sono quelli che ci permettono di sostenere nel miglior modo possibile tutto il racket, mi raccomando. Bravissimi. Ok, partiamo con la parte degli arti superiori. Ok, adesso distendo un po' le gambe, anche voi sempre o gambe distese o gambe incrociate. Andiamo ad afferrare la parte tra il gomito e la spalla e andiamo a tirare dalla parte opposta, quindi il braccio sinistro lo allungo verso destra. Mi raccomando, manteniamo sempre, ok, le mani aperte, perché tutta la nostra fascia, tutta la nostra parte muscolare e della catena arriva fino alle dita, quindi non lasciamole morbide, è tutto, sempre stirare anche questa parte, mi raccomando. Quindi traziono lateralmente e contro di me e torno, ammorbidisco e vado a chiudere leggermente le dita. Inspiro, fuori. Ora avvicinatevi bene, che abbiamo capito il movimento, con la schiena contro il muro. E torno. Inspiro e fuori. Allungo bene, apro bene. E torno. Ancora due volte. E torno. Benissimo. Mi rilasso un attimo. Cambio braccio. Braccio destro, braccio sinistro. Sempre non spingiamo sulla spalla, non spingiamo troppo sopra, sempre a livello o del braccio o anche del gomito, ok? Quindi da questa posizione allungo, traziono e spingo verso di me, apro bene il palmo della mano, quindi estendo bene le dita e torno, inspiro, fuori l'aria, allungo, allungo, allungo e torno, inspiro. Ancora due. E torno. L'ultimo. E torno. Bravissimi. Ah, staccate la schiena dal muro, scioglietevi un pochino. Ok, bene. Io guardo un po' l'orario prima che mi perdo come solito. Ok, andiamo avanti, se ce la facciamo. Perfetto. Da questa posizione ci mettiamo in quadrupedia. Cosa andiamo a fare? Andiamo a continuare il nostro lavoro sulla parte degli arti superiori, quindi andiamo a lavorare sulla parte flessoria del nostro avambraccio, perché questi esercizi di stretching, soprattutto nella parte flessoria,
sono molto importanti, dato che noi comunque nella quotidianità tendiamo sempre ad afferrare, a prendere le cose, quindi lavoriamo tanto con i nostri flessori delle dita e quindi spesso questa zona è abbastanza dolente, soprattutto anche a livello magari del tunnel carpale, ok? Quindi onde evitare comunque ulteriori tensioni muscolari, possiamo andare ad alleviare la zona, ok? Partendo prima con un lavoro in quadrupedia e poi andando avanti mantenendo questa posizione, quindi andiamo bene ad allungare. In questa posizione, quindi in quadrupedia, andiamo a ruotare le mani, ok? In modo tale che le dita siano rivolte verso le ginocchia. Andiamo ad appoggiare bene tutti i palmi della mano, quindi devono essere ben adesi al pavimento, e andiamo leggermente a spostarci con il nostro corpo posteriormente fino a quando non sento che questa zona inizia a crearsi tensione, ok? Tensione che mi raccomando controllatela, perché è una tensione che dopo un tot comunque si deve alleviare. E la cosa importante è che durante questo movimento non devo andare troppo indietro, perché il palmo della mano non si deve alzare dal pavimento, ok? Quindi a questa posizione mi sposto indietro, ok, io già qua sento tensione, mantengo. Cerchiamo di mantenere le spalle rilassate e non carichiamo troppo sulle spalle. Torno e tiro. Le dita sono aperte, mi raccomando. Torno e tiro. Ancora una volta. Fuori l'aria. Non alzate il palmo, mi raccomando. E torno. Ok. C'è stata una zona in cui avete sentito più tensione. Io ad esempio ho sentito più tensione nel mio avambraccio destro. Infatti è un periodo in cui sto facendo tanti esercizi a corpo libero a terra. Infatti è la zona che è un po' più interessata, è un po' più dolente. Continuiamo. Ci mettiamo in questa posizione, quindi appoggiamo bene i nostri glutei ai talloni. Apriamo le nostre braccia lateralmente, apriamo bene i palmi della mano. Inspiro. Cosa vado a fare? Vado a estendere bene le braccia posteriormente fino a quando il mio dorso della mano non tocca il muro. Chiudo bene le scapole, apro bene le spalle, inspiro, fuori l'aria. Quando butto fuori l'aria, vado leggermente, ok, a flettermi in avanti. Vado in chiusura, vado in flessione della parte superiore, in chiusura delle spalle. Quindi farò, oltre a questo movimento delle spalle, andrò a enfatizzarlo con le braccia, quindi indietro e fuori. Andiamo a seguire il movimento anche col capo, estendo tutto, braccia, schiena, tutto quello che ho a disposizione, fuori l'aria, vado in chiusura sia con le spalle che con il torace e soprattutto anche con il mento. Apro, tocco, torno. Ancora tre volte. Uno. Aprite bene le mani, mi raccomando. Due. E l'ultimo. Estendo e torno. E giù. Rilasso. Come va? Meglio? Io mi sento già bella rilassata, soprattutto la parte superiore e la schiena. Continuiamo il nostro lavoro sulla schiena. Quindi siamo andati in progressione. Siamo partiti dalla parte superiore per poi scendere fino alla parte inferiore. Sempre in posizione di quadrupedia, in questo caso le mie dita sono rivolte verso l'avanti. Facciamo il gatto. Cosa andremo a fare? Controllando bene la respirazione e il movimento della schiena, andremo a inspirare. Nel momento in cui inspiro, vado bene a chiudere il diaframma, a chiudere la parte addominale, quindi a creare una bella gobba. E quando butto fuori l'aria, vado a deprimerlo, ok? Quindi vado a creare una concavità apposta.
Inspiro. E fuori l'aria. Potete vedere bene che adesso... Perfetto. La mia pancia scende verso il basso. Quindi inspiro, chiudo. Fuori l'aria. Ed estendo bene il capo. Inspiro. E fuori. Ancora due volte. Fuori. E l'ultimo. E fuori. Ok, torno. Andiamo a mobilizzare e a stirare bene tutta la componente toracica, come sempre in questa posizione, mano avanti, mano destra che si infila in mezzo al mio braccio e si allunga lateralmente, come se dovesse andare ad allungarmi, ad afferrare qualcosa più lontano possibile dalla parte opposta, quindi verso sinistra. Da questa posizione, ok? E mi allungo. Mi allungo bene. Ok. Vado avanti, mi alzo un po' e torno indietro, mantenendo sempre il palmo della mano a terra, ok? Quindi giù a terra in questa posizione e io cerco di allungarmi avanti e indietro e sento le varie tensioni muscolari che si vanno a creare, si vanno a spostare magari da una zona più alta a una zona più bassa. Lo facciamo 5 volte da un lato. Sempre lentamente movimenti, anche perché stiamo enfatizzando molto la respirazione e quindi i movimenti devono essere lenti per evitare comunque anche giramenti di testa. Lo facciamo dall'altra parte. Giù la mano, infilo, mi allungo e giù. Uno. E la mia mano sono sempre adesa a terra. 4 e 5. Perfetto. Ah, che bello. Perfetto. Continuiamo il nostro stretching andando quindi a livello degli arti inferiori. Ci sediamo, ci allunghiamo a terra, ci distendiamo bene. Cosa andremo a fare? Durante l'inspirazione vado ad allungarmi verso il dietro, come sempre se dovesse afferrare qualcosa dietro di me, allargo bene i palmi della mano, mentre per quanto riguarda le nostre gambe, le allungo dalla parte opposta andando anche a tirare il ponte, quindi allungo bene tutto il nostro corpo. Quindi inspiro. E fuori e ritorno nella posizione neutra, quindi la posizione iniziale. Inspiro e fuori l'aria. Ancora 3 volte. Mi raccomando, non esagerate troppo con la respirazione, sennò vi gira veramente la testa. Non... Ok, si deve sentire, ma comunque controlliamola. Ultima volta. Perfetto, da questa posizione tengo la gamba destra distesa a terra, afferro il ginocchio sinistro e tiro il ginocchio sinistro verso il mio petto. Muovo il piede su
punta in flesso estensione, andando comunque a utilizzare anche le dita. Non è solo questo movimento, ma è come se quando vado in direzione della tibia si aprono bene le nostre dita, quando vado invece in direzione del pavimento si vanno ad chiudere ad uncino, così, questo e questo, ok? Ok, stop. Ginocchio sinistro afferra con la mano sinistra, estendo posteriormente il braccio destro, tenendo sempre il palmo della mano largo, mi raccomando. Estendo la gamba sinistra verso il soffitto, metto la mano sinistra posteriormente alla coscia in modo tale da sostenere la gamba. Ok, vado a portare il piede a martello, quindi devo sentire in questo caso che la mia tensione aumenta, soprattutto a livello del polpaccio e posteriormente alla coscia. Il mio braccio rimane sempre esteso con il palmo della mano sempre aperto. Ok, torno col piede nella posizione neutra e chiudo la mano. Facciamo questo lavoro di apertura e piede a martello per 5 volte. Torno. 2. Torno. 3. Torno. Dovete sentire che man mano la tensione che avete riscontrato all'inizio va a diminuire. 4 e l'ultimo. E perfetto, e torno. Fletto. Ok, e distendo. Ah. Perfetto, provate a sentire la differenza tra l'arto sinistro e l'arto destro. Qual è quello più mobile, dove sentite più tensioni, quello dove sentite meno tensioni. Cambiamo gamba. Distendiamo l'arto sinistro, afferriamo il ginocchio destro e lo portiamo verso il nostro petto. Muovo il piede, tiro la punta, piede a martello. Ginocchio destro afferro con la mano destra, apro il palmo sinistro, braccio esteso e lo porto posteriormente al mio capo. Perfetto, estendo il mio arto destro verso il soffitto, mano destra dietro la coscia e mantengo. Facciamo lo stesso lavoro di prima, quindi vado a portare il piede a martello e allo stesso tempo andare ad aumentare quella che è l'apertura del palmo della mano. Fuori l'aria e ritorno nella posizione iniziale. 2. Ritorno e giù. Ok. Ok, piego le gambe, muovo un pochino. Ritorno su. Come va, ragazzi? Bene? Facciamo l'ultima parte, ok? Dopo abbiamo finito. Perfetto, allora ci mettiamo bene con il nostro bacino attaccati al nostro ramaglio 1. Ci giriamo. Ok, ci avviciniamo se ci siamo leggermente staccati. Ok, da questa posizione unisco bene i piedi e tiro le punte verso di me.
verso di me e adesso verso il soffitto. Torno. Soffitto. E torno. Allungo le braccia verso il soffitto, palmi della mano aperti e vado a fletterli dorsalmente. Quindi vado a flettere sia il piede, ok? Quindi piede a martello, diciamo mani a martello per far intendere, e mantengo. E torno. Vado. Mantengo questa posizione. E torno. Ancora, due volte. E torno. L'ultima volta. Tengo, tengo. E torno. Abbasso le mani e allargo i piedi fin dove riesco. Non deve essere una tensione esagerata, mi raccomando. Dopo qualche secondo si deve alleviare la tensione, se non si allevia perché stiamo esagerando. In questo caso possiamo anche sostenere le nostre gambe con le nostre braccia, ok? Quindi andare leggermente all'apertura. Manteniamo. Cerchiamo di spingere sempre le nostre ginocchia verso l'armadio, eh? Non andiamo a creare curve o spazi, ok? Che già si vengono a creare normalmente. Spazi tra il sostegno posteriore e le nostre gambe. E rimaniamo. Braccia rivolte verso l'alto. Inspiro, spingo le spalle verso il soffitto, fuori l'aria, le spingo verso il pavimento. Dai, teniamo anche l'ultimo. Ancora tre volte. Se è fastidiosa questa posizione, potete rifare questo esercizio mantenendo le gambe in chiusura, ok? Perfetto, chiudiamo le gambe, andiamo a piegarle. Ci spostiamo leggermente indietro col nostro corpo in modo tale che la lumbare sia ben adesa al pavimento. Afferro bene le mie ginocchia, porto ulteriormente le ginocchia verso il mio petto e dondolo a destra e a sinistra, mantenendo comunque l'equilibrio. Tenete sempre un tappetino sotto alle vertebre, che può dar fastidio perché comunque adesso il peso è concentrato lì. Ragazze e ragazze, com'è andata? Spero bene, datevi sempre dei vostri feedback in modo tale che possiamo migliorare sempre per offrirvi delle lezioni, degli allenamenti che più soddisfano le vostre esigenze. E niente, la nostra lezione di postura stretch spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo appuntamento che è alle ore 13. Mi raccomando, seguite i nostri allenamenti, le nostre lezioni. Ciao a tutti, buona giornata!